Siamo con il direttore di Sky TG24, Emilio Carelli. Con l'avvento della rivoluzione digitale e il report diffuso si è rivoluzionata l'informazione. Qual è lo scenario per appunto l'informazione tradizionale? Ma io penso che siamo alla fine di un decennio che ha vissuto una grandissima rivoluzione portata appunto dall'arrivo del digitale, applicato prima al web e poi anche alla televisione. Noi abbiamo cercato come Sky TG24 di cavalcare questa tecnologia offrendo ai telespettatori un telegiornale nuovo, innovativo, che puntasse sì su una linea editoriale indipendente dalla politica, obiettività, eccetera, eccetera, ma che facesse anche molta leva sulle nuove tecnologie. Quindi abbiamo puntato molto sul servizio active, finestre interattive, la possibilità di partecipare a un sondaggio e poi, dato che ormai si sta diffondendo questo fenomeno del giornalismo partecipativo o amatoriale, cioè la possibilità da parte dei telespettatori di mandare dei contributi video quando sono testimoni di una notizia, abbiamo cavalcato anche questo e abbiamo degli spazi dedicati appunto che abbiamo chiamato Io Reporter. La figura del giornalista è ormai diventata multimediale, ma qual è il futuro dell'informazione tradizionale? Il giornalista scomparirà oppure il suo ruolo insomma, si dovrà adattare alla rivoluzione digitale? No, il giornalista non scomparirà mai, ci sarà sempre bisogno di qualcuno che sceglie le notizie, che dà una gerarchia alle notizie, uno spazio alle notizie, anche perché la gente è presa dal lavoro, da altri impegni, quindi non può passare tutto il giorno a andarsi a cercare le notizie, anche se su internet questo è già anche possibile. Quindi resterà sempre il giornalista, ma il suo ruolo gradualmente sta cambiando, sarà sempre un ruolo di mediazione, ma dovrà sempre essere più aggiornato con le tecnologie. Quindi diciamo che il numero delle fonti a questo punto aumenta tantissimo e poi dovrà essere in grado di usare queste tecnologie per riprendere, montare le notizie quando si tratta di televisione, montare i servizi filmati, trasmettere se è inviato sul luogo dove avviene questa notizia e poi andare anche in onda. E per chiudere, invece, per quanto riguarda i social network, in che maniera il giornalismo può trarre spunti dai social network per evolversi? Più che trarre spunti, i social network è diventata una delle fonti. Tante volte noi abbiamo visto che per fatti di cronaca, per breaking news interessanti, importanti, magari a livello locale, eccetera, l'unica fonte diventava nei primi minuti proprio un profilo su Facebook o un profilo su un social network dove magari il protagonista di quella notizia o la vittima di una e magari era presente con dei particolari, con delle foto, con la biografia, eccetera. E quindi i social network sono diventati a tutti gli effetti una fonte anche del giornalista. Grazie mille.